Lì alle verifiche non pensavo, è una bella emozione riprovare tutto. Qui c'è la maglietta. Sai, sono delle cose che quando corri dai per scontato e da lì e a ritornare a farle è una figata. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, everything's just stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From Infinite down to that last relapse album, he's still shitting, whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first. Más que un amigo, el mio fratello. Cuando me ha llamado para que viniera a acompañarle a la Baja Aragón, para mí ha sido muy emocionante. Es probablemente una de las carreras más importantes de mi vida, porque vuelvo a ver a un gran amigo otra vez en moto haciendo lo que más le gusta, y estoy seguro, conociéndole, de que vamos a hacer una carrera bonita, muy bonita para nosotros, muy bonita para el público, y casi convencido de que logrará terminar.
Bien, bien, estaba bien, muy motivado, fuerte. Va bien, va bien, va bien. Muy bien, muy bien. Bene, molto bene il primo pezzo. Il primo pezzo mi sono divertito come un dannato, Dio buono. Amore, voi cosa? E poi siamo caduti due volte. Fusibili, eh? Tranquillo, eh? Sì, fusibilissimo. Sei partito senza. Sei partito senza fusibili. Lì va benissimo. Sei caduto due volte, come hai fatto a tirarti su? Una volta, Giuliana, ma cazzate, nel fesh-fesh. Sono scivolato praticamente. Ah, vabbè, ma niente di che. Hanno cambiato modo di tracciare qua, in due bivi siamo arrivati lunghi, no? Nel secondo io mi sono accorto all'ultimo momento, ho dato un'accelerata alla moto, è via di dietro. E chi ti ha tirato su il pubblico? C'è un dei ragazzi lì che hanno tu, Giuliano. Va pianino. Ah. Sì. Non vuoi arrivare lungo, tranquillo. Hai ancora 100 km e siamo nella storia. Nico, veramente nella storia. Tu vai tranquillo, no. Vieni alla storia. Deve... Pensavo di essere ancora con le gambe a un certo punto, mica sul lato del gas. Eccolo là. Bevi agua. Bevi, bevi, sì. Bevi, piccio. Ok, parti, parti. È un grande. Guarda, sono veramente fiero di essere qua ad assistere a questo evento che secondo me è straordinario, veramente straordinario. Comunque va. Gli angeli di Nico. Non faccio così tanta fatica, cioè adesso io male, io la lascio correre. Guarda, va molto meglio il secondo giro, quando dopo che sono passate le macchine, perché levano quel polverino brecciolino e lei non mi scappa davanti. Una volta ho sbagliato strada e per tornare indietro mi sono scivolato, e l'ultima volta in una discesa, ma stupida, te ti dico, è più andare piano che crea dei problemi,
che non la velocità. In velocità, quando imposti le curve, la fai correre, non ho tanti problemi. Con ti fatti è stupendo. La sensazione che hai nel respirare di nuovo la polvere e superare gli altri concorrenti non è uguale. Non è vincere o perdere, è quello che provi. Io qua vincere o perdere non esiste, esiste che sei arrivato, roba da mare. Esiste che pizza sei un po' un piccio. Pizza in piccio invece proprio tu. È geniale vedere mio amico di nuovo con sua sonrisa. È pilota, sempre si è sentito pilota. E ora, due anni dopo, vedere come vuole a fare lo che più le gusta. Io sto contento, molto contento. Encima me lo está haciendo pasar mal porque va fuerte y cuando ve la posibilidad de alcanzar a otro piloto, fuerza la máquina porque lleva ese piloto de raza dentro. Dos veces campeón de España, dos veces campeón de Europa y lo demuestra en cosas como esta. La jornada ha sido fantástica y esperemos que mañana aún sea mejor. Knock, knock, knocking on heaven's door. Madre mia, non me lo credo! Bravo, bravo, bravo! Non bravo, me lo credo! Bravo. Di verdad! Dio fa! Dio fa! Bravo, bravo, bravo! Dio fa! Grande! Dio fa! Grande! Dio fa! Madre mia, non me lo credo! Grande! Grande, 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 veramente, veramente grande. Piccio lo sei, ma grande così, non lo aspettavo. Vaffanculo dello speciale di quel pordenone di merda, ci siamo usciti adesso, vaffanculo. Madre mia, bravo. Allora, andiamo avanti. Io al parco Savano sopra la moto. Punto. Soy paraplegico, ma non soy tonto. Soy quando me hago daño. Soy che non smesso come ieri. Always down on your knees. Now you know I need a miracle. A star-crossed lover and arrow. Se quando ti dicevo ieri che la gara era oggi. La gara è oggi, è un inferno, però l'inferno è quello che mi piace. La prima volta che sono caduto, lì nel fast piano, la moto è andata in protezione, abbiamo bruciato un fusibile, allora ci abbiamo messo un po' di tempo a sistemare tutto. Non può
just like me. Es fantástico. Ha sido súper emocionante. Creo que la fuerza de un hombre está en su corazón y Nicola tiene un corazón de hierro. Es muy valiente. Hemos disfrutado muchísimo y volver a ver sonreír a mi amigo como hace 2 años, para mí es una de las carreras más importantes de mi vida. Y sí, no creo que haya palabras que puedan describir tantas emociones juntas. Pero he disfrutado y creo que mañana disfrutaré un poco más, pasado un poco más. Y cuando lo vaya pensando diré, vaya cosa grande que hemos hecho. Pero sin duda Nicola le ha puesto todas esas ganas de vivir que son un ejemplo para el mundo entero. Adelantar concursantes. Ayer super divertido. Hoy sabía que la carrera era hoy con el tema del Vespeix. Al final, despacio, saliendo de las trazadas principales, lo hemos acabado. Un pequeño problema eléctrico y una pequeña caduta, las carreras son así. Ahora no sé, ahora voy a descansar un poco y después vamos a ver qué pasa. Claro que ahora soy ya un poco mayor, porque tengo 42 años, entonces no tengo planeado de competir como una vez, ¿no? Como una volta. Vamos a ver, es que magari algunas carreras importantes como esta, sí, para disfrutar, solamente esta. Me gustaría la Baja California otra vez, no en buggy, ma con las dos ruedas, pero vabbè, ahora es un poco pronto, a pensar esto. Corna, le corna.